Buongiorno Davide De Luca. Buongiorno Livio. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare del Festival Carte da Decifrare che ritorna a essere presente in questo 2021 ed è un festival che ci piace raccontare, come sempre abbiamo fatto, con grande curiosità, a cominciare proprio dal nome, Carte da Decifrare. Lo chiediamo per l'appunto a Davide De Luca, che è direttore della Fondazione Artea, che organizza questo appuntamento, ma non solo. Ricordo che Davide De Luca è esperto di management dell'arte e dei beni culturali. Che cosa significa oggi come oggi il management dell'arte? Grazie Livio, è una bella domanda, soprattutto in vista di quello che stiamo vivendo tutti quanti. Management dell'arte è una questione particolare. Oggi soprattutto l'arte deve aiutare a fornire, a dare nuove prospettive, nuove modalità di interpretazione anche della realtà. Gestire l'arte in un momento come questo vuol dire soprattutto interrogarsi su cos'è il futuro e su come l'uomo può interpretare il festival di cui parleremo, decifrare la realtà. E credo che sia una cosa molto importante la gestione dell'arte, a maggior ragione proprio oggi, no? Quando tutto diventa difficile per una serie di ragioni contingenti e per l'ultima, ma non l'ultima, quella per l'appunto della pandemia e non solo. Noi abbiamo ripreso anche noi col nostro piccola arma della curiosità, ripreso il cammino delle mostre. Abbiamo raccontato la settimana scorsa con Vittorio Sgarbi l'apertura della mostra del Perugino ad Urbino, insieme con Beatrice Paolozzi Strozzi, la mostra al Castello Sforzesco di Milano, il Corpo e l'Anima, e poi continueremo ovviamente con altre mostre, di cui una anche curata dalla Fondazione Artea, ovvero I Tesori del Marchesato. Ma qui andiamo adesso, Davide De Luca, a raccontare Carte da Decifrare. Come nasce anzitutto quest'idea del festival, che ha già un suo percorso molto, molto assodato? Questo festival nasce 4 anni fa. Artea si occupa della valorizzazione culturale e dei beni culturali, quindi si occupa di arte e di valorizzare attraverso l'arte e la cultura anche dei luoghi, dei paesaggi, un territorio. E il territorio di Artea è il territorio del Piemonte sostanzialmente, con particolare riguardo alla provincia di Cuneo, di cui il comune di Busca, che peraltro è collegato anche alla mostra Tesori del Marchesato di Saluzzo di cui accennavi prima, è uno dei luoghi su cui Artea lavora e valorizza in particolar modo. Carte da Decifrare nasce 4 anni fa in questa meravigliosa terrazza del Castello del Roccolo, affacciato su una valle meravigliosa e sulla cittadina di Busca, con l'intento proprio di rendere quel luogo un luogo magico, un luogo di ibridazione, di interpretarlo attraverso dei linguaggi dell'arte e della cultura, in questo caso musica e letteratura. Siamo già alla 4ª edizione, siamo felici di poterlo inaugurare anche quest'anno, chiaramente in piena sicurezza. E Carte da Decifrare si svolgerà nei prossimi giorni, come ha già detto Davide De Luca, dal 30 luglio fino al 1 agosto, 3 giorni intensi al Castello e Parco del Roccolo, in quella terrazza che hai già citato, una terrazza molto molto particolare, che è già stata teatro, palcoscenico di tanti altri appuntamenti. Ecco, adesso andiamo proprio, a proposito di appuntamenti, andiamo a scoprire quali saranno gli ospiti di questa edizione, Davide De Luca. Beh, ad aprire la rassegna, giovedì 29 luglio, sarà la scrittrice e sceneggiatrice toscana Teresa Ciabatti, finalista al Premio Strega del 2017, che sarà accompagnata dal polistrumentista, nonché membro storico degli After Hours, Rodrigo D'Erasmo. Si tratterà di un reading tratto dall'ultimo lavoro dell'autrice, Sembrava Bellezza, in un romanzo, in un percorso tutto al femminile, in cui madri, figlie, amiche e i loro rapporti e il loro rapporto col tempo sarà rappresentato in una performance unica appunto di letteratura e musica. Il 30 luglio, venerdì, sarà invece la volta di Giuseppe Culicchia, che è un scrittore
scrittore, famoso saggista torinese, che sarà accompagnato dalla violoncellista Lucia Clorinda Sacerdoni, leggerà alcuni passi del suo memoir, Il tempo di vivere con te, e racconterà il rapporto suo personale con il cugino Walter Alase, che qualcuno di noi sicuramente ricorderà, brigatista ucciso a 20 anni in uno scontro a fuoco con la polizia. In un racconto in cui le canzoni di Lucio Battista con le colonne sonore di Stanley Kubrick parleranno degli anni 70, degli anni 70 che non erano solo gli anni di piombo. E finirà, chiuderà il 31 luglio, sabato, con la performance di Massimo Zamboni, ex chitarrista dei CCCP e dei CSI, da tempo solista e scrittore, che porterà in scena canzoni, racconti e ricordi personali sul 900 Emiliano. In questo la trionferà, accompagnato dal musicista e produttore discografico Cristiano Roversi, in una, diciamo, epica della memoria che pone le basi di un futuro possibile. E questo è il programma dell'edizione 2021, 29, 30 e 31 sono i giorni di questi appuntamenti. E per prenotare, Davide De Luca, e questo è molto importante, perché per avere il posto, e i posti non sono tantissimi ovviamente, e che cosa si può fare? Si può andare sul sito internet fondazionartea.org, dove ci sono tutte le possibilità per prenotare i biglietti. E adesso, insieme con Davide De Luca, parlare della Fondazione Artea, che è il cuore battente, l'anima pensante di questo e di tanti altri progetti. Ecco, per chi non conoscesse la Fondazione Artea, già è stato accennato, ma quali sono gli obiettivi di questa fondazione? La Fondazione Artea è una fondazione partecipata dalla Regione Piemonte, che lavora nel territorio della Regione Piemonte, con particolare focus sul cuneese, e raccoglie a sé il sostegno di una serie di enti sostenitori, sono soprattutto i comuni del territorio e le unioni montane del cuneese, e ha come obiettivo la valorizzazione culturale del territorio attraverso la produzione culturale e la valorizzazione dei beni artistici, architettonici, naturalistici e museali di quel territorio. Quindi sostanzialmente, oltre all'organizzazione di grandi mostre e rassegne cinematografiche, si occupa anche di audience development, audience engagement, coinvolgimento dei giovani nella cultura, nella produzione culturale, e creare la rete di connessioni che possa portare uno sviluppo della cultura e dell'arte in questo territorio. E a proposito di rete, che cos'è se non una rete di straordinaria presenza culturale, storica, di portata veramente molto molto interessante, come Tesori del Marchesato, che qui è una rete che attraversa il presente, che ci porta nel passato a scoprire quanto il Marchesato di Saluzzo ha espresso nel corso del tempo, e questo per capire anche il presente attraverso la storia, attraverso l'arte e non solo. Grazie Livio di questa introduzione, di questa domanda. Il Marchesato è una identità storica fortissima del territorio, che va da Saluzzo, che era la capitale dell'antico Marchesato, fino sostanzialmente alle valli e oltre, verso la Francia. Raccontare con il progetto Tesori del Marchesato di Saluzzo, che non è solo la mostra, ricordiamo, in 3 sedi nella città di Saluzzo, ma è un progetto di territorio in cui la messa a rete del patrimonio storico e storico-artistico che era del Marchesato ricostruisce quel tessuto identitario, fortemente identitario, che riscopre appunto un territorio nel suo insieme. Cioè, a un certo punto c'è stato per oltre 3 secoli in questo luogo del Piemonte un marchesato che ha avuto una sua storia, ha avuto delle sue dinamiche, ha contribuito anche a livello europeo a definire cos'è ora il Piemonte, e quindi a risolvere cos'è ora l'Italia, eccetera. Per cui è stato importantissimo per noi costruire questo percorso che, oltre a una mostra, mette insieme un percorso di ricerca e di valorizzazione di quello che erano le identità storico-artistiche del Marchesato di Saluzzo, che inizierà con la mostra e continuerà nei prossimi anni in un percorso di ricerca e di studio.
si riscopriranno i grandi artisti, Clever, Biazzaci, e si andrà avanti fino a tutto quello che nel Marchesato era, come dire, tutto quello che il Marchesato ha creato e ha lasciato in eredità. Il tema della civiltà cavalleresca, lo Chevalier Rat, insomma c'è un progetto molto molto ampio di valorizzazione del territorio. E pensando a quello che si è fatto allora, quanto allora il Marchesato e chi lo rappresentava era veramente avanti. Una cosa fra tutte, ad esempio il buco del viso, ecco, tanto per dire, una cosa che non ha a che fare con l'arte, ma ha a che fare col commercio, ha a che fare con la cultura, ha a che fare con la storia. Quindi c'è stata veramente una visione molto molto avanti rispetto a quel tempo. Tesori del Marchesato di Saluzzo, fino al 31 ottobre, questa mostra che si svolge alla Castiglia, a Saluzzo, a Casa Cavassa, poi in un luogo che è da vedere perché è aperto da poco, ovvero il monastero della Stella. Davide De Luca, prima di salutarci, come sempre qui nel posto delle parole, chiediamo ai nostri ospiti: qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che fa accompagna questi giorni è Cecità di Saramago. Beh, credo che sia un libro che, con tutte le cose che abbiamo sentito in questa conversazione, sia estremamente simbolico. Esattamente, ma la cosa più interessante, devo essere onesto, è la seconda lettura che faccio, ma la cosa interessante è che in questo libro, in cui il maestro descrive una realtà in cui un elemento perturba, diciamo, la vita, il mondo, no? Perché tutti diventano a un certo punto ciechi, la cosa interessante è che poi all'interno di questa stessa società, di questo stesso mondo, si ricreano, pur mancando un elemento forte come quello della vista, delle dinamiche sociali, antropologiche e culturali che vanno oltre, quindi anche simbolo di qualcosa che esiste indipendentemente dall'essere umano e che con l'essere umano e la vita sociale si ricrea. Quindi è interessante questo per me molto, in un momento anche come questo della pandemia. Uno straordinario sguardo sulla metafora dell'umanità, Cecità, e credo che sia veramente un libro necessario nella lettura. Grazie davvero Davide De Luca per il tempo dedicato qui, grazie per il posto mille. Delle parole, buon lavoro con l'arte. Grazie a voi, grazie mille.